Ciao ragazzi, questo è un vecchio contachilometri, un vecchio quadro strumenti per una Fiat 128. Un amico mi ha chiesto la cortesia se io lo potevo sistemare, che c'ha il tachimetro bloccato. Credo che sia la lancetta, perché vedo che si è deformata e forse fa forza vicino alla un quadro. Ho tolto tutte le lampadine, tutti, la maggior parte dei contatti tutti arrugginiti, infatti qua è arrugginita pure qua. Insomma, noi gli faremo una bella pulizia, controlliamo un po' tutte le lampade e vedo cosa sono in grado di fare, anche perché questo non è il mio mestiere, ma visto che sono uno smanettone, tanto già è rotto, o lo finiamo di rompere o lo risuscitiamo. Come vedete, muro è pure molto zozzo. Procediamo a togliere il tachimetro, almeno credo che sia solo questo da smontare. Mettiamo le vitine in un bicchierino. Dobbiamo separarlo, allora ci avvaleremo con l'aiuto di questo. Ecco. Eccolo qua. Tutto incastra. Infatti incastra sia dall'esterno che dall'interno. Vabbè, l'importante è che non ci sono rotti. Poi andremo a pulire. Ecco il nostro giocattolo. Ecco qua, l'abbiamo tolto. Si vede che è vecchio comunque, la vedo ruvida, invecchiata, non so se riuscirò a dargli un'altra volta la forma, magari provo con l'aria calda, l'aria calda. Allora, abbiamo qui una stazione d'aria calda,
accendiamo un attimo questo. Mettiamo una temperatura di 200 gradi. Aspettiamo che si riscalda. Questa, secondo me, questa macchina è stata sola per un sacco di anni. Ecco, stiamo raddrizzando, ma su diversi anni si è deformato l'indice. Sembra che abbiamo ridato la sua forma. Ovviamente scolorito, col passare degli anni scolorito. Siamo lavati pure le maniche, ce le siamo fatte nere. Sembra abbastanza dritto. Questa macchina ci aveva 94.611 km.
quando resta libero teoricamente dovrebbe funzionare. Proviamo con un laccio. Mi frego questa sticella da qua dentro. Facciamo girare a mano, funziona. Girano i chilometri, giro per questo, abbiamo verificato che funziona. Conta chilometri risolto, provato, testato, mi sono scottato anche la mano con il laccio, mi si è riscaldato sulla mia pelle e mi sono anche ustionato. Incidenti di percorso. Andiamo avanti, togliamo tutte queste lampadine. Allora proviamo un po' questi cosi. Ecco qua, sembra che vengono abbastanza bene. Risolveremo tutti, non si sa. O conveniva comprarlo proprio nuovo, facevamo prima, ma noi per gli amici facciamo questo ed altro. Questo è un po' ostico. Un po' di spray contro. Okay.
Eye Contact. Ok, porta lampada, salvi, mettiamo qua dentro. Adesso stacchiamo anche lo strumento che rileva il carburante, perché sembra che si blocca sullo zero, e quando andiamo ad inventare vediamo un po' come si comporta. Questo lì mettiamo 5 volt. Ci abbiamo pieno. E si blocca. Dati rondelle nel bicchierino, se non le perdiamo. Quello qua negativo, positivo, c'è sempre sto fatto insieme. Mettiamo un po' di spray contact che è anche lubrificante, ma magari riusciamo a risolvere il problema con questo. E abbiamo risolto anche questo problema qui. Possiamo rimontare. Certo che questo quadro strumenti ci facendo divertire oggi. Ecco qua. L'abbiamo fatto proprio a pezzettini. Questo qua, mettiamo qua. Poi a questo punto mettiamo questo qui.
primi quattro strumenti. Poi questo. Schiamo la vitina. Il circuito, che condizioni sta, che è un pochino troppo zozzo, questo qua è più importante, quindi bisogna sistemarlo, pulirlo per bene, se no farsi i contatti. Allora ci avvaleremo un po' di volta. Alcol isopropilico, mettiamo alcol iso, lo spazzolino, con questo vogliamo tutto l'ossido nei contatti. Ovviamente il rame non tornerà lucido come una volta, ma l'importante è che è pulito e non fanno falsi contatti. Abbiamo fatto uno schifo. Che schifo che abbiamo fatto. Passato con l'acqua isopropilico, e lo asciughiamo pure. Diciamo che siamo a posto anche con questo. Vediamo tutto. Ecco, per rimontare tutto bisogna togliere un'altra volta con gli strumenti. Ok, così va bene.
settimana pulita alle rondelle di ottone, sempre con alcol idropirico, anche i dadini. Va bene, dovrebbe funzionare. Abbiamo questo qui, è rimasto libero, quindi funzionerà pure questo qua sicuramente. Non ci resta che riassemblarlo. Dobbiamo pulire un po' questo coso, che è tutto zozzo. Mamma mia, come sporco. Neanche la macchina mia sto facendo questo. Adesso il problema è togliere la ruggine agli anelli cromati. Qui proprio non saprei cosa inventarmi. Proviamo a pulirlo con lo spray contact. Un po' di ruggine. Lo spray contact penso che funziona alla grande. Devo venire, penso che abbiamo ottenuto un buon risultato. Olio di gomito, olio di spray contact, anzi faccio vedere la differenza della cromatura del primo quadro e la cromatura del secondo, che come potete vedere è tutta arrugginita. Prima questa qui era uguale all'altra. Andiamo a fare lo stesso lavoro su quell'altra. Spray contact, lo trovate nei negozi di elettronica che vendono componenti elettronici. Thank you.
appunto la ragazza. Le cromature non sono nuove, ma rispetto a prima hanno un aspetto decisamente migliore. Ultima passata qua dentro prima di richiuderlo. Dobbiamo fissare conta chilometri. Perfetto, abbiamo digitato tutti i punti, tutti gli incastri, bisogna solo rimontarlo in macchina. Ragazzi, abbiamo completato, ci mancano solo tre lampadine. Ecco, ragazzi, è stato un piacere, alla prossima. Dobbiamo soltanto mettere le ultime tre lampadine e montare le macchine. Ciao a tutti.